Se puede sacar la cuña, vamos mi pueblo no cuña. El que ha sido marinero, cuando ve la mar, suspira. Y el que vive en la oscurana, con mucha luz, se encandila. Thank you. Saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Quarantena. Benvenute e benvenuti a questa puntata di Brecce numero 36, a cura di chi vi parla, Geraldina Colotti, che commenta per voi alcune notizie provenienti dall'America Latina, notizie che interrogano il nostro presente. Iniziamo da Cuba primo paese ad aver cominciato a vaccinare i bambini a partire dai due anni e che nonostante il feroce bloccheo imposto dagli Stati Uniti da quasi 60 anni è riuscita a sviluppare cinque vaccini, tre della serie Soberana, Abdala e Mambisa e due, Soberana 2 e Abdala, che hanno concluso la terza fase di sperimentazione ed è in corso un dialogo con l'OMS sul riconoscimento da parte dell'Agenzia dell'ONU dei tre vaccini anti-COVID sviluppati dall'isola, già in uso nelle immunizzazioni di emergenza nel Paese. Cuba ha prestato e presta cure mediche e solidarietà in tutto il mondo, anche in quei paesi capitalisti che la ripagano con tutt'altra moneta, essendo la ricerca del profitto e non il benessere delle persone quel che fa premio nelle decisioni dei governi. L'amministrazione Biden ha deciso di estendere per un anno ancora la cosiddetta legge del commercio con il nemico. Un dispositivo approvato nel 2017 per limitare gli scambi commerciali con quei paesi che Washington considera ostili, ma che è facoltà del Presidente mantenere in vigore o revocare. E Biden l'ha mantenuto, Biden l'ha mantenuto. Il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodriguez ha respinto la decisione, ricordando il generale e ripetuto sostegno che ogni anno Cuba riceve dall'Assemblea Generale dell'ONU contro le sanzioni, con il solo voto contrario di Stati Uniti e Israele e la neutralità dei loro più stretti vassalli. La legge del commercio con il nemico è stata applicata per la prima volta nel 1963 nei confronti di Cuba, unica nazione al mondo contro cui è vigente. E a proposito di vassallaggio, ecco arrivare la risoluzione adottata con 426 voti a favore, 146 contrari e 115 astenuti dal Parlamento europeo. Accusa il governo cubano di criminalizzare le legittime e pacifiche esigenze democratiche del suo popolo e di aver represso le manifestazioni dell'11 luglio. La risoluzione ricorda anche la clausola ricattatoria contenuta nell'accordo di dialogo e cooperazione politica tra Unione Europea e Cuba firmato il 5 luglio del 2017 che consente la sospensione dell'accordo in caso di gravi violazioni dei diritti umani. In questa chiave, gli eurodeputati hanno chiesto la convocazione della commissione mista che sovrintende all'accordo. Di concerto con i centri di potere che agiscono all'interno del Parlamento europeo contro quei paesi Cuba, Venezuela, Nicaragua che per gli Stati Uniti costituiscono l'asse del male, è entrata in azione la consueta macchina del fango. Mentre la risoluzione chiede la liberazione di tutti i prigionieri politici, si accusa il governo cubano di aver fatto scomparire gli oppositori. Alla solita retorica sui diritti umani questa volta si è aggiunto il diritto a Internet. Il governo cubano ha deciso di ribattere punto per punto, smontando con la forza dei fatti ogni singola montatura, consapevole delle dinamiche perverse prodotte dai social ha mostrato video e dichiarazioni di un pacifico esagitato, arrestato durante le proteste di luglio, che non solo gode di ottima salute, ma dichiara di non aver subito alcuna violenza, tanto meno di essere stato vittima delle spaventose torture denunciate dai Miami Boys. Ovviamente questo non è bastato, perché nell'Empireo della Verità dei Post fa premio l'equazione «Cuba uguale dittatura», Ergo tutto quello che il governo cubano dice contro le menzogne è menzogna. Si tratta di una ragnatela mediatica potente e ben collaudata che ha sempre lo stesso schema ma che per il solo seminare il dubbio e la confusione funziona. È un asse di quella strategia del caos controllato che abbiamo visto e vediamo in azione contro il Venezuela bolivariano screditato a prescindere. Di fronte al fallimento dei tentativi di suscitare una rivoluzione colorata a Cuba e prima in Venezuela e poi in Nicaragua, l'obiettivo è quello di fomentare la cosiddetta opinione pubblica mondiale e mantenere senza ostacoli le misure coercitive unilaterali illegali suffragate da falsi rapporti sui diritti umani presso le grandi istituzioni internazionali. È quel che si sta verificando con il Venezuela nella sezione numero quarantotto del Consiglio per i diritti umani dell'ONU che è iniziata il 13 di settembre e durerà fino all'8 ottobre. Si tace sui massacri in Colombia, oppure si fa tiepidamente eh, presente quello che accade, ma senza conseguenze. Si tace e si sorvola sulla repressione in Ecuador, Honduras, Guatemala e soprattutto sugli effetti devastanti delle cosiddette sanzioni, aggravate in tempo di pandemia, ma si mettono in sotto accusa i governi come Cuba e Venezuela, che hanno al centro dei loro programmi sociali proprio la difesa dei diritti basici e del potere popolare. Viviamo una guerra totale, ha detto il presidente cubano Miguel Díaz-Canel nel discorso pronunciato in Messico prima della parata militare per l'anniversario numero 211 dall'inizio della guerra d'indipendenza messicana. Quello rivolto dal presidente messicano Manuel López Obrador al suo omologo cubano affinché parlasse come ospite d'onore è stato un invito senza precedenti. Un invito dal valore incommensurabile, ha detto il Presidente cubano, tanto più importante nel momento in cui stiamo soffrendo le conseguenze di una guerra multidimensionale, con un bloccheo criminale appositamente inasprito con oltre 240 misure coercitive nel pieno della pandemia da Covid-19. Al contempo, ha aggiunto Diaz Canel, stiamo affrontando un'aggressiva campagna di odio, disinformazione, manipolazione e menzogne. Obrador ha nuovamente condannato le misure coercitive unilaterali imposte dagli Stati Uniti e ha detto che Cuba dovrebbe essere, al contrario, considerata patrimonio dell'umanità e non aggredita. Il Messico è in questo momento è al centro del progetto di rilancio dell'integrazione regionale. Proprio oggi, 18 settembre, si riunisce lì la Comunità degli Stati dell'America Latina e dei Caraibi, la CELAC. Al momento della sua fondazione, nel 2011, l'organismo era composto da 33 paesi nelle Americhe, ad eccezione degli Stati Uniti e del Canada. Il più grande blocco regionale che comprende oltre l'8,5% della popolazione mondiale e rappresenta circa il 7,5% del PIL mondiale numeri colpiti dall'abbandono lo scorso anno del Brasile di Bolsonaro, la più grande economia della regione dopo il Messico. Senza paura del ridicolo, il governo brasiliano ha accusato la CELAC di essere diventata un palcoscenico per governi autoritari come Venezuela, Cuba e Nicaragua. Per impulso di Fidel Castro e Hugo Chavez, la SELAC è entrata in vigore a partire dal vertice di Caracas nel 2011 con l'obiettivo di promuovere il dialogo e il processo di integrazione negli ambiti politico, sociale ed economico finalizzato allo sviluppo dei Paesi membri. Obiettivi che si propone di rilanciare ora che la presidenza pro tempore tocca al Messico, tornato a sinistra con il governo uh, Obrador e adesso che in uh, Argentina pur con tutti i problemi registrati, fatti registrare dal voto castigo nelle elezioni di medio termine, c'è un governo progressista che sostiene comunque l'integrazione regionale. All'incontro dello scorso luglio, Obrador ha detto dobbiamo costruire qualcosa di simile all'Unione europea, ma proporzionato al contesto, alla storia e alla realtà della regione. La realtà della regione è che al centro del vertice SELAC c'è la ripresa dell'economia, fortemente colpita dalla pandemia, e l'indipendenza dall'estero per la produzione di vaccini. Sul tavolo c'è anche la proposta di lasciare l'organizzazione degli Stati americani, subordinata agli obiettivi egemonici degli Stati Uniti sulla regione e con ragione definita a suo tempo da Fidel Castro Ministero delle Colonie. Un dibattito spinoso considerando la presenza di paesi vassalli del Nord America, come la Colombia, che, come altri governi neoliberisti, contribuisce all'altissimo livello di disuguaglianza nel continente, ancora più sfacciato con l'arricchimento di pochi durante la pandemia. Secondo il calcolo del PNUD del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, nel 2021 il numero di miliardari in America Latina è passato da 76 a 107 e la loro fortuna totale è eh, salita da 284 miliardi di dollari a 480 miliardi, come dire che il numero dei super ricchi è aumentato del 41% e la loro ricchezza del 69% e è salita al 69%. Nel 2014 la forza trainante dei governi di sinistra nella regione aveva messo a tacere gli obiettivi dei difensori dell'economia di guerra e al vertice della Vana di quell'anno la Selak era stata dichiarata zona di pace e libera da armi nucleari. Un proposito opposto a quello dell'Unione europea i cui paesi hanno continuato ad aumentare il budget per le spese militari all'interno della Nato come vogliono gli Stati Uniti. Cifre clamorosamente esibite anche in tempo di pandemia, a fronte di una carenza di strutture sanitarie dimezzate in dieci anni di privatizzazioni. Nei 27 paesi dell'Unione europea la spesa militare si intorno ai 185 miliardi di dollari l'anno, rispetto ai 778 miliardi di dollari degli Stati Uniti. Secondo un rapporto del SIPRI, Durante la pandemia la spesa militare nel pianeta ha continuato a crescere, più 2,6%, mentre il prodotto interno lordo mondiale è sceso del 4,4%. Si è trattato del più grande aumento di spese militari annuale dalla crisi finanziaria del 2008-2009. L'anno scorso 12 paesi della Nato hanno speso almeno il 2% del loro prodotto interno lordo per le forze armate l'obiettivo fissato dall'organizzazione rispetto ai 9 del 2019. Una singola fregata di classe FRIM costa 936 milioni di dollari, pari per fare un esempio allo stipendio medio annuo di 10.662 medici in un paese dell'Ocse. Queste navi da guerra sono in servizio in Italia e Francia, ma gli Stati Uniti stanno negoziando il loro acquisto per un importo equivalente a più di un miliardo di dollari. Il nuovo serbatoio Leopard II, made in Germany, costa undici milioni di dollari, fino a 440 sistemi di ventilazione polmonare. Una singola cartuccia vale 3.200 dollari come 90 test per il Covid e il budget annuale per le armi nucleari a livello mondiale, eh, fa notare Greenpeace, è dieci volte maggiore della somma dei budget dell'ONU e dell'OMS. Mentre il Covid ha messo in luce l'inefficacia del modello capitalista, l'idea di sicurezza continua a essere imposta dal complesso militare-industriale. E ora la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, come è noto, ha annunciato la nascita dell'Esercito europeo, una forza di spedizione che permetterebbe all'Unione europea di intervenire nei teatri di guerra, avendo a disposizione circa 5.000 soldati agli ordini di un comando generale a Bruxelles, ma in sintonia con la Nato, con cui se ne parlerà il prossimo anno durante la Presidenza francese. La Francia, potenza nucleare, ha infatti difficoltà a mettere in comune i suoi arsenali e aspira a comandare il nuovo esercito. Ovviamente, un progetto del genere richiede un aumento della spesa, soprattutto nei settori della guerra cibernetica e dell'economia spaziale: un business da un trilione di dollari entro il 2029. E intanto le cose si stanno complicando per l'avvio della NATO del Pacifico tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia. In Messico è intanto arrivato anche il presidente venezuelano Nicolà Maduro per assistere al vertice CELAC, È il primo viaggio ufficiale da quando, nel marzo del 2020, il Dipartimento di Giustizia nordamericano si era spinto fino a mettere una taglia di 15 milioni di dollari sulla sua testa e su quella di altri dirigenti chavisti, con l'accusa di narcoterrorismo, traffico di droga e possesso di armi. Il Messico è anche sede dei negoziati tra il governo bolivariano e l'opposizione golpista, capitanata dall'autoproclamato Juan Guaidó. Per far pesare i loro interessi sul processo di dialogo, che ha gettato buone basi, il presidente colombiano Ivan Duque e Guaidó, sostenuti dai falchi del Pentagono, cercano di trattenere i beni del popolo venezuelano che si trovano all'estero e che tengono sequestrati con la complicità degli Stati Uniti e dei governi che li hanno seguiti nell'imporre misure coercitive unilaterali illegali. Si tratta di un punto irrinunciabile tra quelli messi sul tavolo del dialogo dal governo bolivariano. La linea espressa dal ricercato Julio Borges e da Guaidò è invece quella di consegnare il bottino a eh, quelle che vengono considerate autorità neutrali come la Banca Mondiale o il Fondo Monetario Internazionale. Per questo Duque tenta di confiscare fraudolentemente l'impresa venezuelana Monomeros che si trova a in Colombia, Barranquilla, e che produce e commercializza diversi prodotti petrolchimici, compresi i fertilizzanti. Secondo Guaidó, Duque ha incamerato monomeros per difendere gli interessi del popolo venezuelano, di cui si è detto un grande alleato. I beni venezuelani, ha aggiunto l'autoproclamato, dal 2019 sono e continueranno a essere protetti affinché la dittatura non continui a depredarli. Il governo bolivariano ha denunciato pubblicamente la manovra e la magistratura venezuelana ha aperto un altro procedimento contro Guaidò per furto aggravato di beni pubblici e alto tradimento. In Messico è arrivato anche il presidente peruviano Pedro Castillo, che poi si recherà negli Stati Uniti. Sarà un'occasione importante per chiarire che posizione assumerà il Perù a livello internazionale, se effettivamente manterrà la decisione annunciata dall'ex ministro degli Esteri Becar, costretto alle dimissioni, di uscire dal gruppo di Lima o se cederà al ricatto degli Stati Uniti. L'oligarchia peruviana è più che mai sul piede di guerra e la morte del dirigente di Sendero Luminoso Abimael Guzman, deceduto in carcere a 86 anni dopo anni di torture, ha riaperto altre ferite e fratture, nelle quali la destra ha ottenuto una sadica vittoria. Il governo ha varato un decreto per cremare il corpo di Guzman senza consegnarlo alla famiglia, ovvero a un'altra prigioniera politica designata dalla moglie Elena Iparraghirre, ex guerrigliera detenuta. Le altre prigioniere sono in sciopero della fame. Alla prossima settimana, seguiteci su Radio Quarantena. Aunque un rosario de penas Lleve quintando en su pecho Y ya hay que afinar.